We have a dream. Andiamo da un artista, è un musicista che ha una storia incredibile, e si chiama Rigo Righetti, conosciuto come Rigo. Ciao Rigo! Ciao a tutti e bentrovati, grazie delle parole molto belle, speriamo di meritarcele. Beh, vabbè, ma insomma la tua storia, Rigo, è pazzesca, no? Fin da... dagli inizi, poi il periodo con i Gabue, poi il tuo periodo solista, e quindi insomma poi si vede la tua storia, si vede anche dai bassi che hai appoggiato di contro, di dietro, cioè distrattamente. Sì, no, ma no, sai, guarda, io penso che vabbè, uno fa un po' di scenografia, ma quella è tutta roba vera, è tutta roba buona, eh. No, diciamo che qua sono dentro il mio studio dove lavoro, dove compongo, ascolto tanta musica, le pareti sono piene dei miei riferimenti, per cui sono delle presenze vive alle quali faccio sempre riferimento, i bassi sono pronti perché li devo poter afferrare quando mi viene il momento ispirativo, per cui devono essere qua, le chitarre e tutto il resto, è una zona... dove è un luogo dove sto molto bene, dove mi circondo di quello che è un nutrimento che non cambia nel tempo, anzi non so se capita anche a te, Red, però questa musica, adesso non ti posso far vedere i miei vinili che sono lì, però qua ci sono libri e vinili, vedo che prendono dei valori e dei colori e delle sfumature che quando avevo 15-16 anni non avevano, per cui tu ti cicali in tutto un altro modo, nei dischi che magari hai sempre ascoltato hanno sfumature sempre nuove, e come amo ricordare, è il più bel videogioco che abbiano mai inventato, perché non si esaurisce, è continuo, è una fonte di scoperta continua e ogni approfondimento vale la pena di essere percorso, per cui è sempre un grande piacere. Beh, sai Rigo, tu dici una verità incredibile, ne parlavo oggi proprio con Filo Baietti, il regista, ne parlavo con altri. Noi abbiamo attraversato un periodo in cui non ci rendevamo conto di quanto fosse bello. Beh, hai assolutamente sfondato una porta aperta. Credo che parte del gusto fosse proprio quello di non renderci conto delle cose, della portata storica delle cose alle quali assistevamo con una sorta di facilità. Adesso ti butto lì i Clash in Piazza Maggiore. Io ci sono andato con una grande facilità insieme a mio fratello. Avevo comprato il disco London Calling da poco. Mi sembrava una cosa normale, cioè gli artisti che ascoltavi prima o poi arrivavano lì vicino. Non si pagava il biglietto, era gratis perché era offerto in qualche modo, e tu lo prendi un po' sotto gamba, lo vai a vedere e poi ti cambia la vita perché sono le esperienze che ti cambiano la vita. Alla lunga l'importante è non farci sopra della retorica e della nostalgia di quella finta, però è ricordare, questo l'ho ricordato anche in quest'ultimo disco che sto promuovendo adesso, e come in quel momento lì i Clash erano contestati per la loro svolta commerciale, per cui adesso vengono visti Joe Strummer come giustamente una figura vetero testamentaria, un grandissimo personaggio, però lì c'erano le frange più estreme dei punk che li contestavano perché incidevano per la Columbia, per una dei simboli del capitalismo americano. Per cui vedi che la freccia del tempo ci dà modo di vivere le cose in modo differente e capire che la musica poi è questo fiume veramente meraviglioso che a volte torna indietro e torna a passarti davanti. È strano, è una cosa veramente infinita, ecco. Beh, tu mi hai nominato i Clash, io ho partecipato anche un po' all'organizzazione, tant'è vero che misi al gruppo supporter i Café Caracas di Raf. Raf suonò come gruppo di supporter. Mi ricordo molto bene, ecco. C'era anche Gigo che suonava con loro. E quindi, però vedi, il concetto è un altro. Tu dici giustamente, i dischi che ho lì,
oggi sembrano più luminosi, più belli. Secondo me i dischi sono sempre stati così luminosi, è che oggi non ci sono più dei dischi che brillano come quelli di una volta. Purtroppo sì, nel senso che non è per ricreare quelle sensazioni, però erano dischi veramente pieni di suggestioni e di tante influenze che tu potevi andare a cercare guardando la copertina, guardando chi aveva suonato la batteria, chi aveva suonato la chitarra, chi aveva prodotto chi. Cosa che adesso è molto difficile da fare, perché purtroppo in quest'era della musica, chiamiamola liquida, dove non si capisce neanche più dal punto di vista dialettico, esce il mio disco dove esce, non è che esce, cioè lo mettiamo sui vari portali e si trova lì. È molto difficile leggere i credits, no? Adesso è uscito, per dire, un artista che a me è molto caro, che però ultimamente mi piace meno per varie ragioni, che è Springsteen. Springsteen esce, ho letto diverse recensioni di questo disco di cover soul che mi ha lasciato abbastanza tiepido, devo essere sincero. Da nessuna parte sono ancora riuscito a capire chi suona cosa. E questa è una cosa gravissima, capito? Nel senso che la mia curiosità va, chi c'è alla batteria, chi c'è al basso, chi ha suonato la chitarra? Non si legge più, perché se tu vai sui vari portali ci sono i riconoscimenti, ma c'è il produttore, fine. È molto difficile, anche se tu approfondisci questo discorso, una cosa che per noi fruitori di vinili era fondamentale, cioè la lettura dei credits, è scomparsa. Certo, poi fra l'altro è scomparsa anche un'altra cosa: quanti di quegli artisti che si definiscono artisti o sono definiti artisti che vanno in televisione possono fare quello che adesso fa Rigo? Cioè, io dico: Rigo, prendi un basso, prova a suonare. Cioè, questo che per te è un gesto normale, quanti sì, oggi sì. Riescono a fare questo tra quelli che vanno in TV? La questione è veramente centrale, nel senso che la questione è quella lì proprio, no? Lo senti? Pianino. Sì, sì. Fantastico. Allora, che fascino il basso, scrive Luciano Pepe, poi dopo non ha nessun effetto, scrive Marco Fara, e poi dice no. Che scheda audio usa? No, nessuna. Questo è il microfono, un microfono Samsung collegato USB, ma non c'è la scheda. Qua entro dentro a un amplificatore della Sony di 40 anni fa. Questo è il setup, le casse sono due Bose che uso per ascoltare la musica, non c'è amplificatore, non c'è niente. Io invece ho notato una serigrafia sul basso dove c'è l'Elvis J. Lounge Rock, quello lì è. Assolutamente. Questo è un basso che è stato fatto, è il mio modello Signature, fatto dalla Franchin Guitars di Vicenza, e è in foglia d'oro perché sono un feticista. E riproduce il basso più classico possibile, che è il Precision
modello Telecaster, quello che ha Sting fondamentalmente. Il suo è l'originale, è uno strumento veramente straordinario con un unico pickup, che è quello che vedete qui, e da qua inizia la storia del basso elettrico. Questo è lo strumento che Leo Fender brevetta nel 1951. Ma scusa un attimo, ma fermati, sì. Ma allora signature significa che questo è un basso firmato da Rigo Righetti. Sì. Mi fai vedere la paletta, perché solitamente da qualche parte c'è scritto. La faccio vedere dietro, spero che adesso ci arrivo. Spero che si veda. Sì, si vede. Fermati però, eccolo qua. Ok. Eccolo qua. Ecco, ma tutti i bassi sono in foglia d'oro, i tuoi bassi signature? No, no, nel senso, questo mi è stato proposto dalla Franklin Guitars in foglia d'oro e diciamo che mi piaceva l'idea di metterci l'Elvis di Jailhouse Rock con il simbolo della Sun Records, perché sono la culla, the birthplace of rock and roll, e mi piaceva che fosse così. In realtà i miei bassi, quelli che sono qui dietro, sono dei Fender. Questo invece è uno strumento disegnato apposta per me e che soddisfa un po' il mio ego debordante, no? Ma non è un ego, il tuo è una passione, lascia stare, non c'entra di ego, è proprio passione. Senti, allora, tu hai fatto un disco che si chiama SINE, però è un acronimo, Sound It Never Ends, cioè il suono non finisce mai, in pratica, giusto? Beh, Red, era quello che stavamo dicendo, no? Secondo me, nel senso che diciamo che non è che tutte le volte devo trovare un concept per l'album, però questa volta, questa raccolta di 6 canzoni strumentali e una che fa riferimento alla cultura del rap e dell'hip hop, un pezzo che si chiama Tutto Collegato, che nasce da questo mio concetto che è tutto collegato davvero nella musica, dalla storia della musica popolare fino ad oggi, tutti i vari movimenti che si sono succeduti, che continuano a esistere, sono tutti collegati, anche se a volte vogliamo creare delle idiosincrasie che sono comode per gli pseudo giornalisti, ma in realtà è tutto collegato. Il rap con il rock and roll, il blues, il soul, il country e la roots music, il jazz, qualsiasi cosa, si trova un collegamento. Sine è un rafforzativo del sì, che è ancora in uso in diversi dialetti del centro-sud, per cui dicono sine per rafforzare il sì, per cui un approccio positivo. Sound It Never Ends, perché va indietro a un inventore che credo ci sia molto caro, che è Guglielmo Marconi, che voglio dire, ha inventato comunque la trasmissione radio alla quale noi ci abbeveriamo, probabilmente anche in questo momento, però nell'ultima fase della sua carriera di inventore si era messo in testa che, proprio perché il suono è un'emissione di un'energia che parte in questo momento in cui sto parlando e quando stai parlando tu e qualsiasi persona parla e suona e emette onde sonore, questa cosa parte e non ha una fine. Per cui lui diceva, con un microfono o un ricettore abbastanza potente, io sono convinto che potrei sentire il discorso della montagna di Gesù, per dire, o potremmo risentire Woodstock o i Grateful Dead al Fillmore West o Elvis al Grand Ole Opry, qualsiasi cosa. E per cui questa idea qui, Guglielmo Marconi poi non è mai riuscito a dimostrarla, però rimane lì come una sorta di provocazione e diventa un pochino quello che ci siamo detti all'inizio della chiacchierata, cioè non finisce questo suono che ci ha ammaliato, questa ricerca di frequenze basse, alte, medie, che creano questo disegno, questa fotografia meravigliosa. Rigo, mi chiedono se conosci la marca Mark Bass. Come no, certo, assolutamente. È una marca di un italiano che ha fatto e sta facendo degli amplificatori molto belli. Anche i bassi, ho visto, non li ho provati, però Riccardo della Mark Bass lo conosco, è molto bravo, ha fatto un lavoro molto bello. Senti, vedere delle foto di Elvis, vedere Elvis serigrafato sul tuo basso, ma tu hai influenzato Ligabue, visto che ci suonavi insieme, quando ho fatto quel disco dedicato a Elvis Presley, col titolo Elvis Presley?
Senza dover soddisfare il mio ego, ti dico al 100%, nel senso che il disco non aveva il nome Buon Compleanno Elvis. E il nome Buon Compleanno Elvis arriva perché io e Fede, Capitan Fede, Poggi Pollini, che tu conosci bene, ce la battevamo dialetticamente tutti i giorni all'esagono per 6 mesi mentre registravamo il disco. A chi era più forte tra i Beatles e gli Stones, per cui tra i Beatles e Elvis. E io, questa mia battaglia alla fine ha fatto sì che vincessi, perché un giorno Luciano è arrivato e ha detto: Rigo, ti devo dire una cosa, ho pensato di chiamare il disco Buon Compleanno Elvis, perché Elvis è un simbolo straordinario e io, da fan di Elvis, in tempi non sospetti, perché adesso sai, escono i film e sembra che lo abbiano scoperto adesso. Elvis è sempre stato una ossessione culturale per me, è un personaggio così con mille sfaccettature, e l'idea di avere contribuito a far sì che un album di così grande successo portasse il nome di Elvis in anni dove Elvis era un po' sotto traccia, se mai lo è stato, però non è che è sempre stato, diciamo, cool come adesso, mi ha riempito di orgoglio, ecco. Senti, allora, non esiste un video perché te è un disgraziato, fai i dischi ma il video non c'è, ma hai mandato tre video, io ne scelgo uno da far vedere. Dove sei? È molto minimalisti, cioè c'è una roba proprio minimal. Ho scelto quello dove metti anche un po' di campionamento dall'iPad per dare un po' di... E sei con un armonicista. Chi è questo armonicista? Allora, l'armonicista è un signore modenese che si chiama Franco Anderlini, è un grandissimo musicista della generazione precedente alla mia, per cui la scena del Grande Italia, te Red la conosci, la scena del Grande Italia di Modena, no? Sì. Loro negli anni 70 loro fanno un disco con la EMI, il giro era quello di questo bar di Modena dove girava Guccini, dove giravano vari personaggi. Franco è sempre stato molto presente in questo tipo di cose. Poi l'ho incontrato perché mio babbo aveva aperto un bar leggendario sotto la Ghirlandina, piccolissimo ma molto frequentato da questa prima generazione della controcultura. E Franco veniva come avventore, era un buonissimo cliente di mio padre. È andata a finire che comunque abbiamo cominciato a parlare di musica. Lui mi ha anche venduto dei vinili che ho ancora, un Rycooder, mi ricordo molto bene, Paradise and Lunch, che ho comprato quando avevo 15 anni. Sono dischi che ti cambiano la vita, perché Rycooder è un incontro straordinario anche quello lì. Mi ha venduto dei dischi dove c'era molto blues e ce li ho ancora. Con Franco abbiamo trovato un modo di parlare di musica con uno strumento come l'armonica, che è il massimo dell'economicità, perché è proprio lo strumento più economico in assoluto, però lui ha una concezione molto bella, molto occidentale dell'uso di questo strumento, e l'ho utilizzato anche in Sine, per cui mi ha dato delle grandi soddisfazioni. Quella del video, che è una field recording tipo Alan Lomax, è una cosa che abbiamo fatto sabato sperimentando la resa di questo disco, che è un disco un pochino complesso da portare in giro perché l'ho suonato tutto io, per cui sono molte parti elettroniche, chitarre elettriche e basso elettrico suonato da me, e mi sto un po' arrangiando per capire in che modo portarlo in giro, dandogli, diciamo, una veste capibile, ecco. Ecco, Marigo, esiste fisico questo disco o soltanto, come hai detto prima, liquido? Lo sto stampando e ce l'avrò il 7 di dicembre in consegna, e ho fatto un pochino di CD per i nostalgici come me, nel senso che non potevo non farli. Non ho fatto il vinile perché il vinile è un investimento molto molto alto. Poi questo disco è stato registrato in digitale. Fare un master da un disco registrato in digitale su vinile è un pochino una contraddizione in termini, per cui diventava un esercizio di stile. Il CD però lo faccio, io sono. Lo potete trovare semplicemente guardando i social, io ci sono e ve lo faccio avere direttamente oppure dal vivo, ecco. Ok, allora io saluto Rigo e ci vediamo questo minimal con questo fisarmonicista. Ti
della storico del Grande Italia, c'è anche un disco bellissimo, io ce l'ho, un vinile di Grande Italia con tutti fotografati davanti, credo ci fosse anche in quel periodo Vandelli, non so se c'era lì, però non lo so. Allora, c'è anche Franco davanti, se lo cerchi, è un po' diverso da com'è adesso, però lo trovi. Un giorno ne parleremo. Ciao Rigo, ciao. Ciao Red, grazie mille, a presto. Ciao a tutti. La 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 la